I suoi clienti saranno più che soddisfatti perché ci dica lei quanto non devono pagare. E per uno erano circa 10.000 euro, erano stati richiesti circa 10.000 euro e per l'altro invece poco di meno, 6-7.000 euro più o meno, tra imposta e sanzioni ed interessi, per cui i cittadini non devono pagare più niente. Peccato per chi invece ha pagato, perché c'è chi non ha impugnato nulla e quindi ha dovuto pagare. Eh sì. Sappiamo che ci sono stati altri cittadini che sono stati raggiunti da questi avvisi di accertamento, comunque insomma alla fine hanno pagato. Spesso, come dire, si ha paura, di trovarsi, di fronte a situazioni come queste in cui si pensa che l'ente pubblico possa sempre avere la meglio, invece non è sempre così. No, no, non è sempre così. È chiaro che c'è timore da parte dei cittadini perché non è semplice intraprendere un giudizio, considerati anche i tempi della giustizia, la gente è spaventata dalle lungaggini, anche dai costi, però non sempre è così, c'è da dire che comunque in ambito fiscale, in ambito tributario, il processo è un po' più veloce perché noi abbiamo avuto due sentenze nel giro di 3 anni neanche, quindi è stato abbastanza veloce, con anche il riconoscimento delle spese legali a carico di chi ha perso la causa. Intraprendere un giudizio, è chiaro, non si può intraprendere quando uno è convinto soltanto di avere ragione al 100%, c'è sempre un minimo di rischio, però avere delle ragioni fondate sia in fatto che in diritto è importante per poter intraprendere una causa contro un ente pubblico.